Buongiorno a tutti! Oggi vi presento come mangiare mochi. Il mochi è uno dei cibi simbolici per il Capodanno giapponese. Tradizionalmente è preparato con la pasta di riso cotto a vapore e pestato. Negli ultimi anni è raro vedere questo modo di pestare. Generalmente viene preparato dalla macchina e lo compriamo ai negozi. La forma di mochi è diversa tra ovest ed est del Giappone. Per esempio a Tokyo si trova quello rettangolo, mentre ad Osaka si trova quello rotondo. Il giorno di vigilia di Capodanno ho comprato un tappettino di mochi appena fatto. Rimane morbido solo per un giorno, quindi bisogna essere tagliato subito a pezzi. I pezzi vengono infarinati. L'unico giorno in cui si può essere mangiato a crudo. Nei primi giorni di gennaio abbiamo mangiato il mochi in 5 modi diversi. Innanzitutto viene grigliato, poi condito con vari modi. Con anko, con daikon grattugiato, poi condito con salsa di soia, con alga nori e salsa di soia, con kinako che è farina di soia. Vi faccio vedere preparazione dell'ultimo piatto che si chiama abekawa. Faccio bagnare il mochi grigliato in acqua calda per qualche secondo. Faccio cospargere il mochi con la farina di soia che era già aggiunto un po' di zucchero. Morbidissimo, ha un buonissimo profumo. Aggiungo un po' di anko. Buon appetito! Grazie e ci vediamo presto! Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale.